quando è mancato mio marito, mi sono resa conto che avevo tanto tempo a disposizione e allora stavo pensando a chi rivolgermi per magari in parrocchia per una qualche forma di volontariato, insomma fare qualcosa. Non è passato tanto tempo che andando al supermercato ho trovato una signora qui della zona che mi dice: non ha voglia di venire alla Caritas, che c'è un servizio dove si raccolgono i vestiti e poi si distribuiscono, eccetera. Ne abbiamo bisogno, se lei si sente. E così ho fatto, sono andata, mi hanno detto di rivolgermi prima al parroco perché doveva saperlo, doveva sapere chi entrava a fare parte di questa cosa, e lui mi ha detto che andava benissimo e così ho iniziato. Ho iniziato e mi sono trovata molto 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 bene, perché ho trovato delle persone certamente con carattere diverso, tante persone con caratteri diversi, con caratteri belli, brutti, eccetera, eccetera. Però tutte molto carine, molto disponibili verso di me, e quindi questa cosa, non lo so, forse faccio anche un po' di bene, ma il bene più grande lo ricevo io, perché sono persone fantastiche. Sono entrata nel maggio 84 ed erano 4-5 persone appena all'inizio. Nei primi tempi la distribuzione si faceva sugli scalini dell'oratorio, perché non c'era nessun vano da poter. Poi il padre Giovanni, che era parroco, aveva dato quel primo locale che adesso entrate tutte voi. Quello era, però quando pioveva mettevamo un tavolino in mezzo alla porta e si distribuiva nel corridoio, ma erano pochi, era l'inizio dell'84 e arrivavano gli albanesi, più di tutto gli albanesi. Poi sono arrivati i marocchini, ultimamente i rumeni, ed era una bolgia vera e propria. Siamo arrivati per accontentare tutti, perché c'era poca roba e tanta richiesta, dovevamo per forza dare qualche pezzo a qualcuno. Ad esempio, venivano con tanti bambini, davamo la roba per i bambini più grandi e poi aggiustatevi, passateli ai più piccoli, perché era poca, poca la roba che c'era. Intanto si basa sul volontariato, prima di tutto. Siamo 24 persone, ci diamo i turni e collaboriamo appunto in questo modo, cioè raccogliamo tutta
la roba che ci portano da Torino anche fuori, roba usata sia per la persona che per la casa, tipo copriletti, tende, lenzuola, tutto questo, piatti, pentole, scarpe. Sì. È una roba lunga questa qua. Che... Però una volta incareggiata. È l'unico sistema per controllare. Sì, perché altrimenti vengono una volta nella settimana loro. Mica poi ci ricordiamo noi. E chiedono lenzuola, chiedono questo. Questo è l'unico. Questo è l'unico modo di tenerli a freno. Oggi è il 4 dicembre, perfetto. Tricot è a posto. Allora, tricot che vado, sarebbe. Vado a casa due numeri secondo le usanze, aspettata. Tricot è quella là? Sì. Laura, poi noi siamo in 24 appunto, ci diamo i turni, al martedì abbiamo gli italiani, e purtroppo sono aumentati molti gli italiani, una volta erano pochi, adesso sono tanti, soprattutto tanti senza tetto. Al mercoledì pomeriggio e al venerdì mattina distribuiamo agli stranieri, e come si può vedere abbiamo addirittura 22 nazioni. Bene tra di noi, perché è anche un modo per stare insieme, per impegnare il tempo libero in modo utile, però fa anche bene a noi questo tipo di volontariato.
forse faccio anche un po' di bene, ma il bene più grande lo ricevo io.